trasformazione di una moneta. Succede in Argentina, 2001, dopo il non pagano più il debito, e viene introdotto in Argentina, si passa dal peso, che valeva 1-1 col dollaro, quindi si rompe la parità col dollaro, e si passa a quello che era il corallito. Il corallito era una nuova moneta, il cui risultato... Questa clip negli ultimi giorni è stata molto condivisa sui social. Inutile dire che il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, abbia preso un granchio bello grosso. Infatti il corralito non fu una valuta, bensì una restrizione introdotta dal governo argentino nel 2001 per limitare il prelievo di contanti dai conti correnti. Vabbè, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Ma non mi riferisco a Taddei, mi riferisco all'Argentina. Proprio l'altro giorno, a commento di un nostro video dedicato al debito pubblico, una persona ci ha scritto: non basta avere una banca centrale che garantisca la sostenibilità del debito pubblico. La prova è rappresentata dal fallimento dell'Argentina all'inizio degli anni 2000. E invece, caro amico, l'Argentina di quegli anni è esattamente la prova che il debito pubblico di uno Stato, denominato in una valuta che non può emettere la sua banca centrale, può portare seri, serissimi problemi. E l'abbiamo visto cosa successe. L'Argentina fallì infatti per aver emesso titoli di Stato in dollari, valuta non emessa dalla Banca Centrale dell'Argentina, bensì dalla Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti. Quindi capisci bene che nel momento in cui le cose iniziarono ad andare male per l'Argentina, il Banco Centrale non poté garantire il debito pubblico emesso dallo Stato argentino. E da qui il fallimento. E così in breve abbiamo riassunto l'errore, ma dall'errare passiamo adesso al perseverare. Arriviamo agli ultimi mesi. Infatti, dopo 15 anni, ad aprile 2016, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha concesso all'Argentina di tornare sul mercato internazionale dei bond. La notizia è stata accolta positivamente dal governo di Buenos Aires ed è subito rientrato sul mercato con una maxi emissione di titoli da 15 miliardi di dollari. Ma allora, ma siete de coccio? E non solo dollari, infatti nell'ottobre del 2016 l'Argentina si è indebitata anche in euro, con due emissioni per un totale di 2 miliardi e mezzo di euro. Ed è proprio notizia di questi ultimi giorni una nuova emissione di bond in dollari per circa 7 miliardi. Sembrerebbe comunque che il mercato abbia ben accolto queste emissioni. Nonostante questo però, il problema di essersi indebitati in valuta straniera mette a serio rischio ancora una volta il paese sudamericano. Anche perché i dati macroeconomici che arrivano dall'Argentina non sono buoni. Il prodotto interno lordo è in discesa, mentre la disoccupazione è in salita. Inoltre, dopo la sospensione del cambio controllato a fine 2015, il peso si sta svalutando sul dollaro e questo sta portando a un aumento del costo del debito contratto in valuta estera. Infine, il saldo estero dell'Argentina è negativo da quasi 2 anni. Le esportazioni infatti si stanno riducendo e questo sta diminuendo la capacità dell'Argentina di accumulare riserve in valuta straniera, tra cui i dollari che l'Argentina dovrebbe utilizzare per poter poi ripagare i debiti contratti negli ultimi mesi. Quindi diciamo che il quadro che si sta disegnando in questa nuova Argentina guidata da Mauricio Macri non è per nulla roseo, anzi non è per nulla rosato. E poteva mancare la ciliegina sulla torta? Ovviamente no. Infatti, Argentina's deficit last year was 5.4% of GDP, the primary deficit. Enormous. Enormous. You've promised to lower it. Yes, to what? To 4.8. This year? This year. What about next year? We are trying to go around 4%. Ma sì, la situazione precipita e noi cosa facciamo? Tagliamo il deficit pubblico. Ottima mossa. Tra l'altro attuata attraverso pesanti tagli alla spesa, a cominciare da istruzione e sanità. Allegria. Della serie, il lupo perde il pelo, ma non il vizio.